Nel 1965, una piccola sezione coordinata dell'Istituto Agrario di Castelfranco Veneto venne aperta in provincia di Venezia a Peseggia di Scorzè. La scuola riproponeva nella realtà veneta l'esperienza delle maison familiales francesi, che applicavano la metodologia dell'alternanza scuola-famiglia. 3 anni dopo, nel 1968, la sede venne trasferita in Villa Bianchini a Zianigo di Mirano. Negli anni 70 si stava modificando l'utenza scolastica e la maggior parte degli allievi non era più di provenienza contadina ma urbana. Pertanto venne chiuso il convitto e l'esperienza della scuola famiglia si conclude lasciando spazio all'alternanza scuola-lavoro. In quegli anni erano attivi i corsi di esperto coltivatore e anche di esperta agricola. Le allieve, oltre alle lezioni di economia domestica, effettuavano anche stage in strutture sociosanitarie per continuare gli studi alle scuole infermieristiche. Nel 1974 l'istituto viene trasferito nella Barchessa di Villa Bianchini. Nel 1976 viene avviata un'importante sperimentazione, prima in Italia, l'esperienza delle 150 ore nelle scuole superiori per lavoratori adulti che provenivano in gran parte dalle industrie di Marghera. Fino al 1977 la sede coordinata di Zianigo di Mirano proponeva soltanto i corsi triennali e gli allievi che intendevano proseguire gli studi per il conseguimento del diploma di agrotecnico dovevano spostarsi nella sede di Zerobranco o in quella centrale di Castelfranco Veneto. Dal 77 furono avviati i corsi di agrotecnico anche a Mirano. La sede storica divenne però insufficiente e il triennio di qualifica venne spostato in un fabbricato di via Gramsci. La sede era ampia, ma inadeguata per quanto riguardava l'impianto di riscaldamento ed inverno spesso accadeva di dover far scuola con il cappotto. Nell'81 i corsi di via Gramsci furono trasferiti in un appartamento di via Giorgione, mentre nella Barchessa di Villa Bianchini rimasero le classi terminali e l'azienda agraria. Nel 1989 l'Istituto di Mirano acquisì l'autonomia da Castelfranco Veneto e fu intitolato a Konrad Lorenz, noto etologo austriaco, premio Nobel e autore del famoso libro L'anello di Re Salomone. Nel 1990 l'istituto fu trasferito nelle prestigiose Barchesse di Villa Herrera, in prossimità della piazza principale di Mirano. Nel 1998 la provincia, che aveva ereditato dal comune la gestione delle scuole superiori, fece costruire l'attuale sede di via Torino. L'anno seguente, a seguito della razionalizzazione degli istituti scolastici, l'istituto perse l'autonomia e fu aggregato all'Istituto Ponti di Mirano, con sede in via Cavin di Sala. Con l'anno scolastico 2013-2014 l'istituto viene di nuovo scorporato, passando dall'Istituto Ponti all'Istituto 8 Marzo, sempre di Mirano, mantenendo comunque l'unità tra istituto professionale e tecnico. I fatti più significativi di questi ultimi anni sono stati nel 2004 l'adesione alla neonata rete delle scuole agrarie del Veneto, nel 2007 l'istituzione e l'avvio dei corsi di tecnico agrario, nel 2009 una nuova sede dell'azienda didattica presso il Bosco del Parauro. Momenti delle celebrazioni per il quarantennale dell'istituto. Nella foto, al centro, lo storico fondatore della sezione e direttore fino all'autonomia, professor Francesco Guarnieri, e i dirigenti succedutisi negli anni, professori Daniele Pianelli, Adriano Panizzon e Antonio Cadoni. Qui vediamo un convegno con i rappresentanti di enti e associazioni di categoria. Nella sede di via Parauro, situata accanto all'omonimo bosco, vicino all'ospedale di Mirano, dal 2009 è ubicata l'azienda agraria dell'istituto. Thank you.